Cosa hanno in comune Cristina Perillo, Alice Mordenti, Giulia Bizzarri e Viola Silvi? Ve lo dico io, essere state shippate con Cristiano Borsi. Quindi oggi vi racconterò nel dettaglio tutte le ship, dalla prima all'ultima. La primissima in assoluto? Beh, quella con Cristina Perillo. La ship tra Cristiano e Cristina è nata grazie a dei repost su TikTok. In quel periodo Cristina è andata ospite alla radio RDS Next in una puntata condotta da Alice e Giorgia Mordenti. Parlando della sua situazione sentimentale, Cristina ha affermato di essere single, ma di sentirsi con un ragazzo noto sui social. Situazione sentimentale, sei fidanzata? Al momento sono single. Ok. Però può darsi che ci sia qualcosa. Conosciamo? Si conosce sui social? Sì. E sì, era proprio il nostro Cristiano. Data la curiosità delle sorelle Mordenti, Cristina decide di scrivere il nome del ragazzo sul foglio. Alice e Giorgia decidono quindi di metterla in guardia, in quanto in quel periodo Cristiano si scriveva anche con Alice. Scrivimelo qua, tanto loro non lo vedono. Qua sopra, tanto loro non lo vedono. Ma aspetta, non scrivi il cognome. Aspetta. Però non si deve vedere. Aspetta! Cosa? Bene. Abbiamo quello che questa persona fa. No. Dopo l'ospitata di Cristina, Cristiano fa chiarezza sulla situazione e smentisce le parole della creator dicendo: lei per fare hype ha detto che ci stavamo sentendo e io sono passato come quello che fa le corna. Lui infatti afferma di non sentirsi con Cristina e che in realtà le aveva scritto solo per sapere gli orari migliori in cui pubblicare i video su TikTok. Anche Cristina torna sui suoi passi e afferma: Cristiano non mi piace, io parlavo di una ship del passato. Chiusa la questione Cristina, Cristiano rimane fermo nel suo interesse verso la creator Alice Mordenti. I due si conoscono perché lei gli chiede il numero e iniziano a fare delle videochiamate tutte le sere. Com'è che vi siete conosciuti? Ho chiesto il numero in videochiamata. Cioè, in poche parole, io ho chiesto il numero e da lì ci siamo iniziate a videochiamare tutte le sere. Tre sere no, però comunque la sera ci videochiamavo. Cos'è che ti ha fatto cambiare idea del fatto che prima dicevi che ti stava antipatica e poi ti sta antipatica? Conoscendola. In una di queste chiamate decidono anche il cuore della loro ship, ossia il cuore blu, proprio perché Alice dice a Cristiano che gli sta bene il colore blu addosso. Alice e Cristiano si incontrano quindi dal vivo e lui si fa 600 km solamente per vederla. In radio scherzano sulla loro situazione sentimentale. Qua, la tua fidanzata è qua. Ma alla domanda "sei fidanzato?" Cristiano dice di essere single. Sono single. Vabbè, oh, privacy. In molti credono anche che tra loro sia scattato il bacio, perché sempre in radio Alice tenta di rubarglielo e nella clip si vedono le bocche molto vicine, ma in realtà Alice in quel momento ha messo la mano in mezzo. Quindi niente bacino a stampo. Da dicembre 2023 iniziano ad allontanarsi. I due non si repostano più i video a vicenda, tra l'altro tra i repost di Cristiano c'è un video sospetto in cui sono presenti due messaggi, il primo che dice "eravate strabelli insieme" e il secondo in cui invece si dice "beh, io sono bella anche da solo". Chiedono poi nei commenti a Cristiano Borsi di indossare una felpa azzurra se non è più interessato ad Alice, e lui fa un video proprio con una felpa azzurra. Insomma, la situazione era già chiara, ma alla fine arriva un'ulteriore conferma. Un video di Cristiano dove afferma che tra lui ed Alice non c'è stato niente. Ancora oggi mi chiedete sotto i commenti di Alice ed è arrivato il momento di chiarire questa situazione. Tra me e Alice non c'è mai stato niente. Probabilmente alcuni di voi se ne sono accorti in varie situazioni. Non sarò qui a spiegarvi le dinamiche successe, ma sappiate che io non voglio più sentir parlare nei commenti di Alice. E che adesso vuole postare contenuti che riguardino se stesso e nessun altro. Lui scrive: con Alice un capitolo chiuso, adesso voglio parlare di chi sono io veramente. Alice non commenta esplicitamente il video di Cristiano, ma quando sua sorella Giorgia tira fuori l'argomento sembra essere davvero molto infastidita. Questo è il video di Cristiano. Amen. No, dico amen. Quanto
contemporaneamente Cristiano entra in Ausgram, dove conosce Giulia Bizzarri. Giulia ha rivelato che la prima volta che ha visto Cristiano ha pensato che fosse davvero piccolo. Per chi non lo sapesse, infatti, si passano 2 anni. Lui è 2009, mentre lei è 2007. Nonostante lei continui ad affermare che vede Cristiano solamente come un fratello e che è troppo piccolo per lei, almeno in un primo momento nasce questa ship tra loro. Lui le dedica anche dei video. In uno lui scrive: mi dai una chance o sei troppo diva ormai? Hanno anche poi un emoji di coppia che è un cuore color rosa. Alla fine, durante una live, Cristiano si dichiara a Giulia, le regala dei fiori e la invita a cena fuori, ma lei non sembra particolarmente contenta. Allora, questo qua è per te. Ho sempre detto piccolo. È bella, una dichiarazione, eh? Dichiarazione, dico. Sì, qua, vieni qua dietro al bar, vieni. Sei la ragazza più bella che ho con lei dietro. Vuoi venire a cenare con me stasera? Dipende da dove parti. Pure. Da Zuma. Poi vediamo. Devi verificare. Vista la situazione disperata in cui si trova Cristiano, interviene Viola Silvi, che decide di dargli dei consigli per conquistare la sua migliore amica, quindi Giulia Bizzarri. 3 consigli per rimarcare la mia migliore amica. Sapete, è innamorata della ragazza con cui condivide i 2 cuori rosa. Inizialmente Cristiano e Viola sono solamente amici, tanto che lei in un TikTok scrive: Giulia, non essere gelosa, è tutto tuo. Ma poi qualcosa tra loro cambia e Viola si interessa a Cristiano. Cristiano, Viola e Giulia iniziano a fare video tutte e 3 insieme e prendono con ironia questo triangolo, tanto che indossano anche delle magliette con scritto I love Cristiano. Qui c'è anche un piccolo momento di dramma tra Giulia e Viola, che appunto, come vi ho detto, sono migliori amiche, e Alice Mordenti. Giulia infatti pubblica un video con Viola e scrive in descrizione: quando vedi la sua ex cercare hype nonostante tra loro fosse tutto fake. Tutti sotto quel video pensano che sia riferito ad Alice Mordenti. Alice quindi risponde a tono alla frecciatina dicendo che senza il suo nome in bocca non riuscirebbero a fare hype. Che per 2-3 follower che vi volete fare mi serve il mio nome. Quindi voi fate come volete. Però mi raccomando, senza le mie gambe non camminate proprio, mi sa. Alle ship tra Cristiano e Viola le cose sembrano andare bene, tra loro sembra esserci appunto molta chimica. Nel frattempo anche Giulia Bizzarri si riavvicina al suo ex Fabio Ferrucci. I 4 sono tra loro tutti molto amici, tanto che formano un gruppo e lo chiamano il Breakfast Club. E proprio in uno dei video del Breakfast Club che hanno registrato tutti insieme sembra che tra Viola e Cristiano sia scattato il bacio. O almeno questo è quello che pensano tutti, perché la situazione non è chiara dal momento che si coprono le bocche con la mano. Comunque Cristiano continua a chiamare Viola moglie, amore. Passano anche tantissimo tempo insieme, ma al momento possiamo parlare solamente di ship, perché nessuno ha reso ufficiale questa loro frequentazione. E voi eravate a conoscenza di tutti questi dettagli sulle ship di Cristiano Borsi? Fateci sapere nei commenti cosa già sapevate e invece cosa avete scoperto grazie a questo video. E dalla redazione web per oggi è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video.